Serata di Europa League con un successo, una sconfitta ed un pareggio per le squadre italiane impegnate negli spareggi appunto dell'Europa League. L'Atalanta ribalta tutto e vince 2-1 contro l'Olympiakos con la doppietta di Gincity, 2-1 dunque per la formazione bergamasca che era andata sotto però ad inizio partita al 16° con la rete di Soares per gli ospiti. Poi l'Atalanta nella ripresa insiste, gioca un buon calcio, ribalta il punteggio e vince 2-1 con la doppietta di Gincity al 61° e al 63° della gara. In precedenza il Napoli aveva ottenuto il pari sul terreno del Camp Nou a Barcellona, portandosi addirittura in vantaggio con la rete di Zielinski al 29°, pareggiata poi al 59° dal gol di Torres su calcio di rigore. Sconfitta invece per la Lazio, che era partita bene nei primi minuti con la rete di Zaccagni al minuto numero 23, poi però il Porto ha ribaltato la gara e ha vinto con la doppietta di Martinez al 37° e al 49°. Dunque un successo quello dell'Atalanta che ha battuto l'Olympiacos, una sconfitta quella della Lazio che ha perso in Portogallo Aldo Dragao contro il Porto ed il pareggio invece del Napoli al Camp Nou contro il Barcellona. Buona la prestazione del Napoli nel primo tempo, un po' meno nella ripresa dove il Barcellona ha attaccato a pieno organico, ha raggiunto il gol del pareggio, però insomma un pareggio tutto sommato importante per il Napoli, che dunque giocherà al Diego Armando Maradona la gara di ritorno per provare a strappare dunque il passaggio del turno. Stesso discorso ovviamente per l'Atalanta e per la Lazio, sicuramente non sarà facilissimo per i biancocelesti che dovranno ribaltare tutto nella gara dell'Olimpico. Ricordiamoci anche che non c'è più però il gol che vale doppio in trasferta, dunque con l'1-0 all'Olimpico si andrebbe direttamente ai tempi supplementari. In caso di 2-0 invece la Lazio passerebbe naturalmente il turno. L'Atalanta può passare appunto il turno, però deve stare molto attento in Grecia perché non sarà sicuramente una passeggiata su un campo complicato come quello dell'Olympiakos. Dunque, diciamo una serata non del tutto positiva, ma comunque una serata che ha dato un successo, quello dell'Atalanta, un pareggio, quello del Napoli e una sconfitta, quella della Lazio.